E ci sarebbe un collettivo vicino al Cremlino dietro al massiccio attacco hacker che ha colpito il nostro paese in tilt per ora. I siti di ministeri, carabinieri, grandi aziende e banche, indaga la polizia postale. Seguiamo Elena De Vincenzo. È la zampata di un orso a rendere irraggiungibili per una manciata di ore i siti di Ministero degli Esteri, della Difesa e dell'Interno. Mamma mia, scrivono gli hacker nella rivendicazione sul loro canale Telegram. L'attacco all'Italia sferrato dal collettivo filorusso NoName057, la loro firma, l'orso. I pirati informatici spiegano di aver preso di mira il nostro paese in seguito alla visita del Premier Giorgia Meloni a Kiev, colpiti anche banche, società energetiche e il sito dei carabinieri. L'attuale attacco si colloca nell'ambito di una serie di manovre ostili sin dall'inizio dell'attuale fase di crisi internazionale. Sono attacchi che mirano al danneggiamento, alla mancata fruizione da parte della cittadinanza e degli utenti di servizi pubblici erogati attraverso siti internet e domini informatici. Questo tipo di attacco informatico non crea danni permanenti. I siti vengono intasati con milioni di richieste da computer compromessi, così da essere costretti ad un blocco temporaneo prima di poter ripartire in sicurezza col monitoraggio delle forze di polizia.